7:30, ripartiamo dalla cronaca. Sono in arrivo al porto di Augusta in Sicilia le navi della Marina Militare con oltre 1000 migranti a bordo. I migranti sono stati soccorsi la notte tra mercoledì e giovedì quando si trovavano a bordo di gommoni in difficoltà nello stretto di Sicilia. In diretta il nostro inviato Matteo Parlato. Buongiorno dal porto di Augusta. Quella che vedete alle mie spalle è la nave San Giusto che fra poche ore prenderà il comando, si avvicenderà al comando dell'operazione Mare Nostrum, operazione che ora è sotto la guida della nave San Marco. Nave San Marco che ora cercheremo di farvela vedere sta entrando in questo momento nel porto. A bordo della San Marco ci sono 1123 migranti che sono stati recuperati in mare, salvati in mare appunto sia dalla Marina Militare 788 che dalla Capitaneria di Porto. La nave San Marco fra circa un'oretta ormeggerà qui in porto e cominceranno tutte le operazioni per far scendere queste persone a terra. Qui sul molo già ci sono c'è tutto il dispositivo che, per l'accoglienza, ci sono i volontari, la Croce Rossa, chiaramente c'è la polizia, e perché poi queste persone verranno portate nei centri di prima accoglienza. Non ricordare che l'operazione San Marco e l'operazione, scusate, Mare Nostrum, che è cominciata a fine dicembre scorso, ha il compito proprio ufficiale di sia soccorrere le persone che stanno in mare, i migranti che sono in mare, ma anche di fare un'operazione di polizia in mare. E già vi ricordiamo che il 30 gennaio scorso una delle navi, durante un pattugliamento, intercettò e catturò una nave madre. Le navi madri sono le navi più grandi da cui partono imbarcazioni più piccole con questi migranti che cercano in qualche maniera di raggiungere la terra, e in quell'occasione vennero arrestati 16 scafisti. E se non avete altre domande dal porto, io vi restituirei la linea e poi ci risentiamo quando cominceranno le operazioni di sbarco. Certamente, grazie al nostro Matteo. E ora torniamo in Sicilia perché stanno sbarcando nel porto di Augusta le navi della Marina Militare con oltre 1000 migranti a bordo che sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì quando si trovavano a bordo di gommoni in difficoltà nello stretto di Sicilia. In diretta il nostro inviato Matteo Parlato. Ecco, vedete alle nostre spalle c'è la nave San Marco che da poco ha ormeggiato qui al porto di Augusta. Forse riuscite a vedere che è stato aperto il portellone e quindi, diciamo, possiamo ragionevolmente credere che fra pochi minuti cominceranno a scendere questi 1123 migranti che sono stati soccorsi al largo del canale di Sicilia. E vogliamo dire anche che da quando è cominciata l'operazione Mare Nostrum, cioè da fine dicembre scorso, il totale delle persone salvate sono state recuperate in mare sono state 9318, e questo tipo di recuperi è avvenuto anche attraverso, cioè sono stati localizzati 79 barconi e ci sono stati 57 eventi SAR. Gli eventi SAR sono gli eventi proprio di soccorso, cioè navi che hanno lanciato un SOS, barche che hanno lanciato un SOS e sono state soccorse dalle navi del dispositivo Mare Nostrum. Dispositivo Mare Nostrum che ricordiamo non è soltanto un dispositivo, scusate la ripetizione, di salvataggio in mare, ma anche, diciamo, un compito di polizia. Infatti dall'inizio delle operazioni sono stati arrestati 37 scafisti. Ora noi siamo qui in attesa che cominci effettivamente lo sbarco. Quando questo avverrà vi richiederemo la linea. Adesso linea allo studio. Grazie Matteo, al nostro inviato Matteo Parlato. Buongiorno dal porto di Augusta, vi presento subito il comandante della nave San Marco, il capitano di vascello Eugenio Zumpano. Comandante, voi siete nel dispositivo Mare Nostrum da ottobre, siete sbarcati a terra, contento di essere tornato a casa? Beh, a casa ancora non siamo tornati, comunque da una parte siamo contenti, da un'altra parte un po' di meno, perché questa attività è veramente gratificante. Senta, voi avete cominciato a partecipare all'operazione Mare Nostrum mentre eravate impegnati in un altro compito, per cui potete passare dal piano A al piano B rapidamente? Esattamente, noi il giorno 16 ottobre eravamo impegnati in un'altra attività, siamo stati informati di far parte di questo dispositivo che iniziava il 18 ottobre,
Abbiamo fatto una breve sosta tecnica a Brindisi per imbarcare le componenti specialistiche che ci servivano per fare questa attività e il giorno 18 eravamo già in mare pronti ad assumere il comando del dispositivo. Lei ci ha detto poco fa che, diciamo, che è un po' dispiaciuto di essere ritornato, ha ricevuto molte emozioni da questa missione, ma solo lei o anche l'equipaggio è rimasto motivato per quello che è successo in mare in questi mesi? Ma sicuramente tutto l'equipaggio, perché questa attività è un'attività molto forte e molto gratificante. Nave San Marco ha salvato e strappato dal mare 4.727 vite umane. E com'è vedere tutte queste persone? Che effetto vi fa? Beh, è molto bello vedere queste persone. Scusi, se la interrompo, guardate, potete vedere, c'è lo sbarco in questo momento di altre persone che appunto che vengono dalla nave San Marco, queste persone che sono state salvate, come ci diceva il comandante. Ecco, vediamo che scendono e vengono istradate e messe qui lungo il molo, in modo che poi dovranno espletare tutte le formalità del caso. Ma ora li vedete, guarda, notate che scarpe che hanno, strane, così di, diciamo, di fortuna. Ma torniamo al comandante. Comandante, ecco, com'è vedere, cioè, quando voi incontrate in mare queste persone, qual è il loro atteggiamento e qual è il vostro atteggiamento? Beh, il loro atteggiamento è sicuramente di felicità, perché capiscono che, diciamo, la loro avventura è finita. E voi? Voi, gli altri marinai? E per noi inizia il lavoro forse più bello, che è quello di accoglierli, rifocillarli e portarli a terra. Ecco, se non avete altre domande, con queste immagini di questi migranti che scendono a terra, da Augusta vi restituirei la linea. Grazie, grazie al nostro Matteo Parlato. Sì, qui ad Augusta sono in corso le operazioni di sbarco dei migranti che sono stati salvati nel canale di Sicilia. Fino adesso ne sono sbarcati circa 300, poco più di 300, dei 1123 che sono stati soccorsi in quest'ultimo, diciamo, periodo dell'operazione. E di queste persone la maggior parte vengono dalla Repubblica Centroafricana, dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal e dal Gambia. E soprattutto fra quelli che vengono dal Gambia ci sono molti minori che sono stati subito presi in cura dalle associazioni di volontariato, da Save the Children e dall'UNHCR, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Profughi. Le operazioni dureranno ancora per, crediamo, un paio di ore, perché ci sono ancora appunto quasi un migliaio di persone a bordo e si stanno, diciamo, per adesso tutto procede in maniera molto molto ordinata. Ricordiamo che il dispositivo Mare Nostrum è attivo da ottobre, è un dispositivo che lavora sia per il soccorso ma anche per fare delle operazioni di polizia, e sono stati arrestati già 37 scafisti, e oggi c'è pure il passaggio di consegne, per cui la nave San Marco, che è qui alle mie spalle, rimarrà all'ancora e il suo posto di nave comando verrà presa dalla nave San Giusto, che si trova sull'altra banchina sempre di questo porto. Se non avete altre domande vi restituisco la linea. Grazie a Matteo Parlato di Sicilia. Matteo, a te. Sono qui sul ponte della nave San Giusto, vi presento l'ammiraglio Filippo Maria Foffi, che è il comandante della squadra navale. Ammiraglio, con l'operazione Mare Nostrum avete sperimentato l'equipaggio allargato, avete delle riunioni di condominio a bordo? Equipaggio allargato è una mia espressione che serve per riassumere un aspetto molto importante. Le nostre navi sono già armate da un equipaggio modulare, nel senso che in funzione della missione imbarchiamo delle tipologie, delle professionalità adatte e idonee alla missione che dobbiamo svolgere. In questo caso la missione è una missione che prevede l'interazione di tanti corpi dello Stato, e quindi la Marina è un framework di riferimento, è un contenitore dove la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, la Magistratura, le Onlus e tanti altri che magari non ho citato in questo momento, che sono altrettanto importanti, hanno la stessa missione, lavorano assieme. Sulle navi non ci sono solo marinai, ci sono queste task force integrate e questi cuori battono tutti
della stessa emozione. Quando si ha successo, come è successo in questa ultima giornata, e si porta 1123 persone che probabilmente erano destinate a morire, si portano in salvo, c'è grande soddisfazione. Quando si assicurano alla giustizia criminali che lucrano sul commercio di vite di disperati, si è particolarmente soddisfatti. Quindi questa missione, che non è solo soccorso ma che è sicurezza in mare, è conoscenza del mare che ci circonda, è abbattimento di quello che è il livello di rischio che tutte le nazioni hanno se non conoscono il mare, raggiunge dei risultati che danno soddisfazione a questo equipaggio allargato, fatto di gente che parla poco ma che prova grande orgoglio per quello che fa e che credo sia un buon esempio per tutti noi. Ecco, ora questa nave diventerà la nave comando del dispositivo Mare Nostrum e mentre noi siamo qui che parliamo continua l'operazione di sbarco dalla nave San Marco e dei circa 500 migranti sono stati sbarcati e saranno distribuiti fra i CIE e i CARA di molte zone italiane, non le cito tutte, però Enna, Trapani, Mineo, Crotone, Roma, insomma saranno sparpagliati un po' per tutta Italia. Se non avete domande, grazie. Dalla nave San Giusto vi restituisco la linea. Grazie a Matteo. Siamo in Sicilia perché nel porto di Augusta in provincia di Siracusa sono sbarcati questa mattina oltre 1100 migranti soccorsi nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia dalle navi della Marina Militare nel corso dell'operazione Mare Nostrum. Sentiamo l'intervista del nostro inviato Matteo Parlato a un giovane somalo appena sbarcato dalla nave San Marco. Quanto ci ha messo dalla Somalia alla Libia? At last... 5 months. 5 mesi. And how much does it cost this journey? Quanto è costato il viaggio? Hotels. How much do you pay for the journey from Somalia to Libya? A sort of the money. Yes. I lost $1,200. $1,200. $1,200. And from Libya to here for the boat, how much did you pay? Quanto hai pagato per imbarcarti? At least from Libya, Libya still to this year. Yeah. At least $500. $500, correct? Yeah. And now you want to stay in Italy or go abroad, go in another country? Vuoi rimanere in Libia o andare altrove? No, at this time I'm staying for this country. Vuoi rimanere in Italia? Yeah. And what do you think to do in Italy? What's your future in Italy? I need to learn more aside of what I can say to aside of university. I need to learn university. Okay. I've been asked. Okay. Welcome. Vuole andare all'università? Provincia di Siracusa sono sbarcati questa mattina 1123 migranti soccorsi nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia dalle navi della Marina Militare nel corso dell'operazione Mare Nostrum. Sentiamo il nostro inviato Matteo Parlato. Continuano al porto di Augusta le operazioni di sbarco dei migranti recuperati in mare dalla nave San Marco, nave che oggi lascerà il comando dell'operazione Mare Nostrum che verrà presa dalla nave San Giusto, che continuerà questa operazione che non è soltanto di salvataggio in mare ma anche un'operazione di polizia. Ricordiamo che a oggi sono stati arrestati 37 scafisti e sono stati salvati 9318 migranti. Oggi la nave San Marco ha portato qui sul porto di Augusta 1123 migranti, persone che vengono dalla Repubblica Centroafricana, dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, dal Gambia e anche dal Corno d'Africa. Noi abbiamo sentito un ragazzo somalo appena sceso dalla San Marco, sentiamo quello che ci ha detto. Quanto ci ha messo dalla Somalia alla Libia? At least 5 months. 5 mesi. And how much does it cost this journey? Quanto è costato il viaggio? Hotels. How much do you pay for the journey from Somalia to Libya? A sort of the money. Yes. I lost $1,200. $1,200. $1,200. And from Libya to here for the boat, how much did you pay? Quanto hai pagato per imbarcarti? At least. From Libya, Libya still to this year. Yeah. At least 500.
$500, $500, correct? Yeah. And now you want to stay in Italy or go abroad, go in another country? Vuoi rimanere in Libia o andare altrove? No, at this time I'm staying for this country. Vuoi rimanere in Italia? Yeah. And what do you think to do in Italy? What's your future in Italy? I need to learn more aside of what I can say to aside of university. I need to learn university. Okay. Have a nice... Okay. Welcome. Vuole andare all'università?